Questa mattina le nostre telecamere si sono imbattute per caso in via Vittorio Veneto, dove c'è questa postazione inaugurata meno di un mese fa, l'altra è in viale Aldo Moro, che dovrebbe raccogliere i rifiuti di vetro, carta e molti materiali come plastica, alluminio e acciaio. Questa postazione voluta fortemente dall'amministrazione, dal comune, è installata dalla Ecologica Pugliese, che è l'azienda che sta curando la raccolta rifiuti qui a Monopoli da qualche tempo. È stata installata, doveva avere delle telecamere perché potessero funzionare meglio e far lavorare meglio, far capire di più e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata. Purtroppo la telecamera non c'è e la possiamo documentare con la nostra telecamera. Poi c'erano una serie di istruzioni da seguire, addirittura il conferimento doveva avvenire con una tessera sanitaria, solo allora si sarebbero aperte queste bocche che contenevano i rifiuti, avrebbero dovuto contenere i rifiuti. Lo spettacolo che si è presentato alle nostre telecamere è stato proprio questo: tutti i rifiuti intorno alla postazione, le bocche di conferimento completamente rovinate, rotte, ma probabilmente c'è qualcosa che non ha funzionato, non si tratta di vandalismo, probabilmente non hanno funzionato. La stessa situazione un po', diciamo, un po' migliore, un po' meglio è in Viale Aldo Moro, ma non tanto. Questa purtroppo, questa postazione è agli occhi di tutti, non solo dei cittadini di Monopoli, ma soprattutto dei turisti, perché io invito il mio operatore a fare il giro della postazione e nel momento in cui giriamo troviamo la stessa situazione che c'è qui davanti alla strada, strada principale, la troviamo anche dietro e addirittura dietro c'è un mercato della frutta, un contestatissimo mercato della frutta che si è spostato da via 20 settembre qui al centro. E dopo queste immagini prego sempre il mio collega e operatore Ottavio Maraciulo di riprendere quei gabbiotti per legge, è previsto dalla legge, di installare dei bagni chimici in zone tipo, diciamo, tipo questa, però non proprio vicino al mercato della frutta e non proprio vicino a quegli altri contenitori di raccolta dei rifiuti. Comunque, al di là di queste contestazioni che possono essere puramente diciamo anche personali, c'è questa realtà che non si può nascondere agli occhi di nessuno, cioè tutti i sacchetti della raccolta di plastica, vetro, carta e alluminio, tutti appoggiati, perché la buona volontà probabilmente c'era dei cittadini di voler conferire i rifiuti, ma è stato impossibile. E allora a questo punto noi ci chiediamo, qualche giorno fa è stato detto che Monopoli fortunatamente non pagherà l'ecotassa perché ha raggiunto praticamente una percentuale di tutto rispetto che evita di pagare quest'altra tassa, perché di contrasto c'è stato qualcuno che si è ribellato, l'ingegner delle Onibus, che ha detto non è così, io vi dimostrerò il contrario. Noi non possiamo entrare nel merito della questione, noi entriamo solo nel merito di quello che si vede attraverso la nostra telecamera.